Affrontiamo l'assemblea. Vabbè, no, non ci sono, d'accordo, vai. Non ci sono, no. L'azienda c'ha una presa di posizione. E loro di stessa della cosa. Ci si incontra a novembre. Dopodiché si valuta. Dopodiché si valuta in qualche maniera se è possibile rifare il primo gennaio. No. L'organizzazione centrale, questo lo cerchiamo. Allora poi sono fuori. No, abbiamo necessità di capire la data precisa di ricevuto il provvisorio, perché siamo un'azienda, un grande gruppo, non c'è sempre il caso poi appunto della chiusura dello stabilimento tedesco, che una società come la Seves non sappia quanti i budget produttivi per l'anno 2020. Ora le vostre prossime mosse quali saranno? La prossima mossa è quella di fare una simulazione. Quando? Lo difensi alla maestranza, se poi chiama in azione un caso difficile a piccola parte. Quali potrebbero essere? Io vedo proprio limitato. Sciopero, pacchetto di sciopero. Oltranza fino a che non danno spiegazioni precise a oltranza. Senza nessuno è parlato. Se si piglia l'assemblea, chiaramente ora non lo sappiamo cosa si dice. Vabbè, certo. È l'assemblea che decide. Il pericolo. Discuteremo le. Perché loro hanno palesato che hanno dei gravi problemi finanziari per la ricerca degli investimenti a fare sofferenza. Noi abbiamo fatto notare che sono 3,5 milioni di euro. Investire per Firenze, perché 1,6 sono già in azienda, quindi non è che si sta parlando di un investimento per il gruppo service da distanguarsi in qualche maniera raccapricciante, quindi è un investimento abbastanza limitato. Questo investimento si dà il via all'attività, intervenuto l'istituzione di Firenze dicendo che c'è un fondo, cioè fronte di un progetto chiaro. C'è un fondo di circa 52 milioni di euro, in qualche maniera potrebbero essere utilizzati della regione. Però ci deve essere un percorso accompagnato da formazione da parte dell'azienda sul personale. È un obiettivo preciso di progetto. Quindi noi ci siamo dati appuntamento per i primi di giugno per valutare questa cosa, loro devono parlare con l'amministrazione, l'amministratore delegato. Noi però oggi non c'era l'amministratore delegato, qual era la scusa ufficiale della quale non c'era? Sentiamo una mancanza di rispetto a questo fatto. No, non credo, no. Allora ci basta che le persone hanno mandato, l'importante è che diano risposta alla gente, cosa mi sta facendo. Mi ricordi il tuo nome, scusa? Marco Pinocchio da Roma. Vai, sei il collega, ora io tanto la so. Investimenti, ripeto, non sono colossali. Voi avete ribadito questa richiesta del non cambi mai la destinazione di uso dell'area? Sì, questo io credo che sia uno sfoglio ormai abbastanza superato. Sì, o quantomeno che se serve pensa a questa cosa, ora è di difficile attuazione dopo tutto il problema. No, sostanzialmente sarebbe